Tragedia nella serata del 5 febbraio all'ingresso del casello di Piacenza Sud al termine della tangenziale dove ha perso la vita Neli Eriselt, un giovane albanese di 22 anni coinvolto in un incidente mortale. Alla guida di una BMW Station Wagon stava procedendo verso l'imbocco del casello dell'autostrada 1 quando durante una manovra in curva ha perso il controllo del veicolo. Questo ha portato a uno scontro frontale con un pullman causando la morte immediata del giovane. Nonostante l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvare Neli Eriselto, che è deceduto sul colpo. La sua auto è stata completamente distrutta nell'incidente. Fortunatamente, l'autista del pullman ha riportato solo lievi lesioni, ma è in uno stato di shock. La polizia locale di Piacenza sta attualmente indagando sulle cause del sinistro per comprendere appieno la dinamica dell'accaduto. Entrambi i veicoli coinvolti, l'auto e il pullman, sono stati posti sotto sequestro e la salma del giovane è a disposizione dell'autorità giudiziaria.